Amici di DriveK, bentornati. Vi anticipo già che a breve uscirà la prova completa, ma oggi voglio portarvi alla scoperta di qualche pro e qualche contro della nuova Audi Q4 Sportback e-tron. Venite con me. Come sempre vi ricordo che per scoprire tutte le sue caratteristiche trovate il nostro sito qui in alto a destra oppure cliccando sul link qui sotto in descrizione. Pro numero 1, guidabilità. Questo esemplare è equipaggiato con il pacchetto dinamico che prevede le sospensioni a controllo elettronico. Sono super efficaci soprattutto nella guida più sportiveggiante. Dicono tanto di Mercedes, ma anche qui con la plastica croccante non si scherza, ce n'è davvero tanta sia sui pannelli porta che qui all'interno dell'abitacolo. E su una vettura che supera abbondantemente i 70.000 euro, beh, lasciatemi dire che non è il massimo. L'organizzazione degli spazi all'interno dell'abitacolo è davvero ottima. La capacità complessiva dei vani portaoggetti è di ben 24,8 litri. Ottima anche la capacità del bagagliaio, che è di 535 litri, che diventano 1460 con sedili abbattuti. Con la motorizzazione più performante, come in questo caso in allestimento S-Line, mi sarei aspettato di trovare i sedili elettrici di serie. Come vedete, in realtà sono manuali e, a dirla tutta, anche la regolazione del piantone dello sterzo è manuale. La visibilità qui dietro è un po' limitata per colpa di questo spoiler che percorre da lato a lato il lunotto posteriore. Queste sono solo alcune delle caratteristiche di Audi Q4 e-tron Sportback. Voi ne possedete una? Come vi trovate? Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale e noi ci diamo appuntamento alla recensione completa.